Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Oggi è il quinto giorno della novena della Consolata e ci troviamo qui nella stanza dove è nato Giuseppe Alamanno. Qui il Padre Celeste ha posato il suo sguardo nel neonato che si affacciava alla vita per dargli una missione importante, preziosa al suo cuore, l'evangelizzazione dei popoli non cristiani. Lo ha preparato fin dall'infanzia, attraverso la giovinezza, all'età matura. Le ha affidato la fondazione dei nostri due istituti. Le ha dato una mamma che lo guidasse e sostenesse, la Consolata. Il Beato Giuseppe Alamanno ci ricorda che chi vuole volare nella perfezione senza la Madonna è come chi vuol volare senza le ali. Per andare avanti nella perfezione, santificarci, bisogna passare di lì, da quella cara madre, ricorrere a lei, del resto non si acquista. Non c'è stato santo che non sia stato devoto in modo particolare della Madonna. Madre celeste, ti prego guidaci verso la volontà del Padre. Tieniti stretta la mano quando le situazioni si fanno pesanti per noi. Ti prego, un giorno possiamo sentire l'amore che tu provi per noi. Ti prego, prega per noi, perché un giorno possiamo sentire l'amore che tu provi per noi. Papa Francesco ci dice: affidiamoci a Maria, perché lei, come madre del nostro fratello primogenito, Gesù, ci insegna ad avere il suo stesso spirito materno nei confronti dei nostri fratelli, con la capacità sincera di accogliere, di perdonare, di dare forza e di infondere fiducia e speranza. È questo quello che fa una mamma. Nel nostro cammino, nella nostra strada, lei è la madre della speranza. È la madre anche che ci consola, la madre della consolazione e la madre che ci accompagna nel cammino. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Santissima Vergine Consolata, prega per noi.
Preghiamo. Ti supplichiamo, intercedi, o Vergine Consolata, con gli Apostoli e con tutti i Santi, perché Dio abbia pietà di noi, Suoi figli. Supplica tu colui che è nato da te, o Vergine Madre di Dio. Molto può la preghiera di una madre per ottenere la benevolenza del figlio. Egli, infatti, è misericordioso e può salvarci. Lui che ha accettato di soffrire per noi nella sua carne. Ave, Ave, Ave Maria, prega, prega, prega per noi. Ti inneggiamo perché per la croce del tuo figlio l'inferno è stato vinto e la morte mortificata. E noi siamo stati segnati dalla risurrezione e fatti degni della vita eterna. Mille volte benedetta sei tu, o Vergine Consolata. Ave, Ave, Ave Maria, prega, prega, prega per noi.